Chiusura di stagione estiva di grande effetto per l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal premio Oscar Nicola Piovani. Il grande musicista romano ha diretto l'orchestra al Teatro Romano di Catania, proponendo alcune celebri musiche che lo hanno reso noto in tutto il mondo. Ha già diretto altre volte l'Orchestra Sinfonica Siciliana, con la quale ha consolidato un rapporto di collaborazione e stima. Lo scorso anno Piovani ha diretto l'ultima annata l'Orchestra Giovanile Siciliana, in diretta televisiva di Rai 1 per ricordare Giovanni Falcone e le vittime delle stragi mafiose. Gentile pubblico, due parole prima di questo concerto di musiche da film. Ora vi suoniamo la partitura della musica di un film che ho messo in programma proprio per questa scesa in Sicilia. Era fuori programma da tanti tanti anni e è quasi come se ridebuttasse nei concerti. È la musica del film Caos, che ha dei forti ha dei forti legami con questa terra, anzi è stato l'inizio del mio rapporto con la Sicilia, perché quando l'ho scritto la Sicilia la conoscevo solo letterariamente, ne ero innamorato letterariamente, per cui c'è questa musica tutta dedicata alla Sicilia, che ho scoperto attraverso gli occhi dei due grandi maestri, Paolo e Vittorio Taviani, e io vorrei dedicare questa sera questa esibizione a Vittorio Taviani, che da qualche parte sicuramente ci sta a sentire. Allora, velocemente, per qualcuno che quelli che non hanno visto il film, per qualcuno che non se lo ricorda, è un film basato su quattro episodi, quattro novelle di Pirandello, abbastanza celebri: L'altro figlio, Il mal di luna, La giara, che nel film era interpretata da Franchi Ingrassia magistralmente, e Requiem. Ma tutti questi episodi nel film erano legati dalla storia del corvo. All'inizio del film ci sono dei pastori che prendono un corvo e lo maltrattano goliardicamente, gli tirano delle uova, ci giocano, ma poi a un certo punto invece c'è uno che lo vuole liberare. Gli lega un campanellino alla gamba e lo lascia libero di volare. Al momento in cui il corvo vola, cominciano i titoli di testa del film e si vede tutte le meraviglie delle terre di Sicilia dall'altro. Questo corvo vola e ogni tanto plana, plana nella terra del primo racconto dell'altro figlio, poi riprende il volo, plana nella terra del mal di luna, poi in quella di Regno, e poi si allontana e sparisce definitivamente. Per questo sentirete così questo campanellino attaccato al piede del corvo che ci accompagnerà nell'ascolto delle quattro stazioni del film Caos. Buon ascolto. Piovani nella sua carriera ha composto tanta musica, famosa la sua collaborazione con Fabrizio D'André. Magarotto fu il settimo sigillo, il film di Ingmar Bergman che mi fece impazzire dal cinema. E da quel momento, sottolinea Piovani, ho fortemente desiderato di fare musica per il cinema. La fortuna mi ha molto aiutato e il sogno si è realizzato. Poi, avanzando con gli anni, sono piano piano tornato al mio amore d'infanzia, il teatro, a cui oggi dedico la maggior parte del mio tempo. Piovani ha vissuto l'infanzia immerso nella musica. Figlio di Alberico, componente della banda musicale di Cerchiano, paese alle porte di Roma, aveva a disposizione mandolini, trombe, chitarre e fisarmonica.
Musicista poliedrico e autore di una produzione vastissima di diversi generi, Nicola Piovani ha firmato circa 180 partiture di colonne sonore scritte per film diretti da grandi registi come Federico Fellini, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani, Nanni Moretti e Roberto Benigni. Delle numerose bellissime partiture scritte, il maestro ha diretto 4 suite sinfoniche durante la serata, tratta dalle colonne sonore di celebri film che in genere riproducono nella loro interezza le musiche scritte originariamente dal compositore, come da lui stesso dichiarato, in sintonia con la poetica del film, per essere poi scomposte in sede di montaggio in base alle varie sequenze. Nel corso del film, infatti, queste musiche, che presentano una concezione sinfonica, non sono sempre proposte nella loro interezza, ma a volte spezzate in base alle esigenze delle immagini. La prima suite nella serata in ascolto è stata quella tratta dalla colonna sonora del film Caos per la regia dei fratelli Taviani, uscito nelle sale cinematografiche nel 1984 e ispirato a 4 novelle per un anno di Pirandello, nel quale recitarono per l'ultima volta insieme Franco e Ciccio. La colonna sonora valse a Piovani la nomination al Davide Donatello del 1985. È stato accompagnato dalle bellissime voci di Alessandra La Spina, mezzo soprano, e Salvo Randazzo, tenore. Il programma del concerto ha proseguito con la suite della colonna sonora del film Il Marchese del Grillo, film di Mario Monicelli, di cui fu protagonista il grande Alberto Sordi nei panni del nobile romano Onofre del Grillo. Fellini Suite, costituito dalle colonne sonore scritte per i film di Fellini, a partire da Intervista. Nella partitura si trova anche un piccolo omaggio a Nino Rota, con 12 battute sul tema della colonna sonora del film I Clown. Fa parte della suite la colonna sonora La Voce della Luna, nella quale è evocato un vecchio oboista che suona per l'ultima volta il suo strumento prima di seppellirlo. Una volta sepolto lo strumento, dalla terra sale il suono di una musica che non abbandonerà mai il musicista, perché la musica non può essere seppellita.